Che noia mortale. Potrei dormire proprio qui, non riesco a tenere gli occhi aperti. Faccio un pisolino. Eh? Sunny sta dormendo, questa è la mia occasione. È ora di farle uno scherzo. Yoink! Il crimine perfetto. È meglio che mi metta al lavoro. Tolgo la punta a uno stuzzicadenti, ho bisogno di una striscia sottile di nastro che avvolgo intorno e dipingo. Lascerò una piccola sezione scoperta per adesso. Poi la coloro di rosa. Lascio asciugare, ci applico del nastro argentato, voglio che sembri realistico. Ok, sono soddisfatta. Ora rimuovo il nastro dalla parte appuntita. Metto della vernice nera in una ciotola e ci immergo la punta. Wow, mettiamole insieme. Sono incredibili. Sunny impazzirà. Gliele rimetto sul banco. Ehi, svegliati. Ah, dove sono? Che è successo? Guarda le tue matite. Cosa? Come? Non ci credo, si sono rimpicciolite. O siamo diventate giganti noi? È strano. Aha, ci sei cascata in pieno. Che intendi? Ho le tue matite qui. Ok, niente male. Tieni. Allora piego lungo questa linea. Sembra semplice. Aspetta, ricomincio da capo, non importa, penso di aver capito. Hai delle forbici? Delle che? Delle forbici? Ah, ho capito. Sono qui da qualche parte. Fammi vedere. Non possono essere andate lontano, le ho viste, sono certa. Un momento. La lezione sta finendo. Dammi un secondo, c'è un sistema nel mio caos. Hai controllato sotto i fogli? Quelli blu o arancioni? Non riesco a guardare. Aspetta, so cosa fare. Madison, guarda qui. Cosa? Ti piacerà. Comincio piegando la carta a metà. Riapro e piego verticalmente. Faccio una piega lungo il bordo e adesso posso girare la carta. Piego ancora e piego gli angoli verso l'interno. È come fare un aeroplanino di carta. Piego i lati così e poi così. Ora posso girare e rifare questo passaggio. Ripiego il triangolo. Quasi finito. Apro tutto e... è una scatola! Può contenere tutti i tuoi fogli e carte. Wow, sei un genio, è pazzesca! E c'è di più. Metti tutto qui dentro, così avrai il banco in ordine. Wow, cosa farei senza di te? Guarda che meraviglia! Non è mai stato così ordinato! Ecco le forbici! Sapevo che erano lì sotto. Tieni! Grazie! Devo finire il lavoretto, c'è solo una cosa da fare. Ah, mi sento bene. Tieni, grazie. Madison, davvero! Tutta fatica sprecata. Che noia mortale. Possiamo andare? Il numero uno è molto interessante. Ho un curioso aneddoto al riguardo. Non vedo l'ora. Sto per fare un pisolino. Ehi, Madison, svegliati! Non puoi dormire in classe. Dorme come un ghiro. Lo so, questo la sveglierà di sicuro. E io posso esercitarmi nel tiro. Madison, cosa? Ti sei addormentata? Puoi biasimarmi? Sono seria. Va bene, resterò sveglia. Ma non ne sono felice. Forse questo mi terrà su. Aspetta, ho un'idea. Prendo un pennarello e faccio delle tacche sul bordo a intervalli regolari. Ora prendo le forbici e taglio tutto. Ho bisogno di rimuovere 4 sezioni. Piego le estremità e faccio un buco al centro. Ci spingo dentro una cannuccia e ripiego indietro le estremità. Fisso tutto con lo scotch e metto il tutto in un secondo bicchiere. Faccio passare la cannuccia qui e... Sunny, guarda! Ah, cosa sono? Ti faccio vedere. Lo posiziono e poi tiro la cannuccia. È una pinza! Ne ho una anche per te! Wow, grazie! Questa lezione è diventata interessante. Presa! Oh, che state facendo lì? Non sono arrivato alla parte migliore? È certo, continui! Ah, questo test è difficile. Ciao, Sunny! Ciao, come va? Stavo tirando a canestro. Devo concentrarmi. Chi se ne importa? Sei proprio una secchiona. Sunny, ti dispiace? È incredibile. Buttala per bene. Cosa? Sto lavorando. Certe persone sono così maleducate. Va bene, lo faccio io.
Aspetta, ho un'idea. Sì, funzionerà. Taglio la bottiglia a metà e ci verso dei brillantini. Wow, guarda come luccicano! Metto da parte e prendo un cartoncino. Ci ricavo dei cerchi e dei rettangoli. Poi li incollo insieme. Adesso assemblo il tutto. Wow, guarda come è venuto bene! Perfetto per le mie matite. Via, andate dentro! Wow, l'adoro! Che ne pensi? È ok, ma il test? Cosa? Me ne sono dimenticata! Oh no, la lezione è finita! Prenderò un brutto voto! Un altro giorno, un altro dollaro. Non posso fare entrare chiunque, fermo lì! Sai chi sono, vero? Mio padre lo verrà a sapere e non sarà felice. Ok. Thank you. Sono solo spiccioli. Li lascio lì. C'ha, e orecchie. Quella guardia mi fa una paura. Mi mette troppa ansia. Ok, buttiamoci. Posso farcela. Non devo agitarmi. Ferma. Quella cosa è sicura? Lo sapevo. No, non puoi entrare. Vattene, sei povera. Non c'è bisogno di essere cattivi. Ma che... Oh, che male. Su cosa sono scivolata? Saranno mica... Wow, sono diamanti. Noti qualcosa di diverso? Forse un po' di scintillio? Allora posso entrare? È lo scanner a decidere. Ho una buona sensazione. Oh, dice ricca. Non capisco. Lo scanner non mente, va pure. Davvero? Ah, era ovvio. È meglio che mi prepari. Avrò bisogno dei miei libri. Chissà che faremo oggi. Spero qualcosa di interessante. Bene, sono in orario. Il jet si è dovuto fermare per fare rifornimento. Possiamo fare presto? Ho un invito a cena. Wow, guarda quel quaderno! Lo so, è speciale, ma aspetta di vedere questo. No, pazzesco! E guarda il telefono. Non riesco a crederci. Voglio toccarlo. Scordatelo. Forte, eh? Mi sento in vena di cupcake. Lo aggiungerò al mio quaderno. Sembra incredibile. Invidia, ti capisco. Il mio quaderno è così noioso. Non riesco mai ad avere cose belle. La vita è così ingiusta. Un attimo. So cosa fare. Inizierò ritagliando queste immagini. Mi sta venendo fame. Ok, questo è l'ultimo. Ma c'è ancora una cosa da fare. Sapevo che avrei dovuto seguire la ricetta. In arrivo. Non badate a me. Devo solo trovare la cosa giusta. Ah, eccola. No, non il croissant, questo foglio di carta forno. Pianino, non posso farmi beccare, è il crimine perfetto. Solo un altro po'. Ho tagliato la carta da forno in quadrati, ora ci metto sopra i disegni e poi li copro con il nastro adesivo. Voglio che sia bello liscio, non posso avere pieghe. Adesso tagliamo via l'eccesso facendo con calma, basta seguire il contorno. Sembra buono. Tiro via la carta forno e riattacco il mio quaderno. Sta bene, no? Farò lo stesso con gli altri. Ora sì che si ragiona. Non dimentichiamo la pizza. Ehi, Alex, guarda qui. Cosa? I colori, le immagini. Wow, l'adoro. Speravo che lo dicessi. Cos'è questa sbobba? Salve, prendo una ciotola di... e quello. Sono andata a scuola di cucina per questo? Non so neanche che sia. Io la chiamo roba verde. Ecco a te. È un po' viscida. Aspetta. Faccia con calma. Mica si stacca. Chi ha bisogno di una ciotola? Ecco, buon appetito. Guardate qui, cibo gratis. Non esiste che io mangi quella roba. Ordinerò qualcosa. Sembra buono. I grumi sono il pezzo forte. Gnam, non vedo l'ora. Che schifo, come fa a mangiarla? Maggiordomo? Ah, molto meglio, grazie. Preferisco le belle cose della vita.
E non c'è niente di meglio del sushi. Ha un aspetto delizioso, l'acquolina. Aspetta, cos'è questo ronzio? È una mosca sul mio sushi! Che faccio? È rovinato! Sto per vomitare! Boh! Dai, per così poco, è soltanto una mosca! Ehi, Alex, posso mangiarlo io? Accomodati! Rimettiti! Levati su! Che lusso! È così bello! Non posso credere che mi facciano sedere sul pavimento, è impossibile studiare così. Piovono soldi, che succede? E poi mi hanno regalato un diamante, uno, ti rendi conto? La lezione comincia? Oh, giusto in tempo. Ah, devo andare, ne parliamo dopo, ok? Dove vai? Fermo lì! Qual è il problema? Fatti vedere. Non ho tempo per questo. Proprio come pensavo, non indossi una camicia. Lo vedremo. Papino, manda elicottero. Adesso. Ma che... È la fine del mondo, salvatevi. Oh, una consegna speciale solo per me. Grazie, ragazzi. È quello che mi serviva. Mettiamocelo. Dovrebbe funzionare, lo sistemo per bene... Stiloso come sempre. Si va in scena. Ora posso entrare in classe? Aspetta. Ah, molto meglio. Adesso soddisfi i requisiti. Scusa per l'inconveniente. Grazie. Che faccio? Forse posso nascondere la maglietta. Alto là, devo vedere il tuo abbigliamento. Resta ferma. Mi piace questo gioco. Smettila! Ora basta! Ta-da! Bel tentativo! Voglio solo andare in classe! Aspetta, ho un'idea! Taglio un foglio di carta in questo modo, poi me lo avvolgo intorno al collo e... Ecco un bel colletto! Riproviamo! Wow, niente male! Mi piace quel colletto! Sì, entra pure! Grazie! Guarda qui, Alex! Bello, vero? Preferisco la seta italiana alla carta. Ma io faccio le mie regole, non porto questa roba. Via. Sul serio? È meglio che prenda dei fogli per la lezione. Oh, giusto. Credo che dovrò usare questo. Alla moda è pratico, scommetto che la tua camicia non può farlo. Oh, è dura, c'è troppo da imparare. Non me ne parlare, non ci capisco niente. Non ha alcun senso, vero? Ho appunti ovunque. Devo organizzarmi meglio. Vediamo che posso fare. Ma che fai? Ecco che ci vuole. Ah? Che cos'è? Guarda qui. Metto il foglio e giro la manovella. Guarda qui come l'ha distrutto. Facile e veloce. Wow, è incredibile! Voglio avere anch'io un distruggi documenti! Aspetta, ce l'ho anch'io! E fai il suo lavoro altrettanto bene! È una bella sensazione! Finito! Però il banco è in disordine. C'è ancora una montagna di carta. Interessante! Ehi, qualcuno ha lasciato qui una bibita e ce n'è ancora un po'! Sto sognando! Me la voglio gustare! Oh sì, ci voleva proprio! Ah, è così divertente! Caspita, ho un sacco di snack! Non posso mangiarli e tenere in mano il telefono, lo metto qui! No, oh, andiamo! Serve aiuto? No, tranquilla! Sicuro? Non riesco a guardare! Aspetta, idea! Basta piegare la lattina! Prova questa! Wow, incredibile! È perfetta! Sei un genio, patatine? Ora della merenda, così tante opzioni. 50 centesimi. E questi? Non lo so. Oh, guardate che bellezza, quanta panna! È quella giusta! Wow, tu vieni a casa con me!
perché? Nei tuoi sogni, Matthew. Mi hai sentito, Sho? Cavolo! Fuscello! No! Wow! Ora sì che sono arrabbiata! Ho trovato! Finalmente! Ah? Matt, ciao! Pagherai per questo? Non ho ancora finito, mettiti comodo, perché resterai così a lungo. Quando si parla di dessert non mi fermo davanti a niente. Ci vediamo? Ah, oh, mi prude la gamba! Non posso credere che sia di nuovo lunedì. Già. Fa così freddo qui dentro. Se lo dici tu. Spero che oggi non ci sia un test. Sì, infatti, tanto non studio di base. Ok, classe, oggi facciamo un test. E ti pareva. Tu ce l'hai? Dici questo? Vuoi sapere come ho fatto? Intanto metti le unghie. Una volta fissate, ci attacchi dei foglietti della stessa dimensione. Come questi. Facilissimo. Ho tutte le risposte. Forte. Dove sono i tuoi? Proprio qui. Ah? Sulla bottiglia. Ta-da! Eccoli. Furbo, eh? È anche super facile da preparare, basta capovolgerla e scrivere le risposte. Poi capovolgi ancora. Geniale! Lo so. Pronti? Oh sì. Sono nato pronto. Wow. È il momento di girare. Eccoli. È il momento. Ciao, amici. Un attimo. Tempo scaduto. Ben fatto, ragazzi. Quanto ho preso? E io? Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Woohoo! Ecco la vostra prossima sfida. Penso di potercela fare. Oh, forse no. Che fastidio! I cerchi sono stupidi! Di nuovo! Quanto sono bravo! Che fame! Eri tu? Ho saltato la colazione! Per fortuna ho portato questi! Ciao! Emily, conosci le regole? Già, dimenticavo. Torniamo ai cerchi. Senti come brontola. Non riesco a concentrarmi. Aspetta, non sta guardando, vero? Ha un piano. E include alcuni cerchi. Piccoli cerchi di cioccolato. È l'ora dello spettacolo, facciamolo. Sembra buono. Emily? Oh, ho sbagliato di nuovo. Ha funzionato. Questo è geniale. Ehi, ne voglio un po'. Anch'io ho fame, sai. Aspetta, la mia scatola di pastelli! Ora sì che si ragiona! È l'ora dei cereali! Posso andare? Oh sì! Non vedo l'ora! Deliziosi! Ha funzionato, fantastico! Ehi, bella trovata! Ne vuoi un po'? No, grazie! Aspetta! Guarda qui!
metto i cereali qui dentro e adesso un po' di colla. E per colla intendo il latte. Sono entrambi bianchi, no? Niente può mettersi tra un ragazzo e i suoi cereali. Neanche le regole della scuola. Diamo inizio alla festa. Spero che il prof non stia guardando. Wow, troppo forte! La scuola non è poi così male. Che succede lì? Niente, disegniamo. Ok. Ehi, dammi un po' di quelli. Troppo buoni, vero? I risultati del test. È uno scherzo! Forse posso cambiarlo. Non ha funzionato e adesso come faccio? Un 4. Forse posso raschiarlo via. È ridicolo. Pensa... Ah, ci sono! Mi servono questa pistola a caldo e un bastoncino di colla, sì. Metterò un po' di colla all'estremità e lo premerò sull'inchiostro. Spingerò per qualche secondo ed è venuto via. Sono un genio? Beh, forse no. E adesso mi darò un voto alto. Mi merito un bell'8, guarda un po'. Ti credi di essere così intelligente e ti metti sempre in mostra. La prossima volta dimmi le risposte. Aspetta, lo sapevi che c'era un test? Psst. Chi è quel tipo inquietante? Ho quello che ti serve. Matematica, inglese, risposta multipla. Mi hai convinta. Prima i soldi. Ovviamente. Fammi vedere cosa. Penso che queste saranno sufficienti. Ecco qui, alla moda, e ci sono tutte le risposte. È fantastico, grazie! Un altro cliente soddisfatto. Ciao, puoi aiutarmi? Con il tuo stile non faccio mica miracoli. Come sono emozionata! Questa è la gomma più intelligente che esiste. Molto meglio che studiare! Devo comprare anch'io le risposte e devono esserci delle caramelle. Con questa non otterrò molto. Mi scusi, che cosa posso ottenere con questa? Ah, mi fai morire. Vattene via. Andrò via come un ninja. Perché non cammina? Perfetto, e adesso come farò? Aspetta, ho avuto un'idea. Vale la pena provare. Metterò la custodia sullo schermo, così posso scorrere tutte le risposte. Sono pronta. Non potrete imbrogliare, non nella mia aula. Devo nasconderlo. Vediamo cosa dice lo scanner rivela imbroglioni. Non va bene. Lo sapevo. Stai imbrogliando. Con una gomma. Sono disgustata. Dovrei farlo a ogni test. Che cosa abbiamo qui? Nessuno può battere il mio scanner. Stai usando un cappello per nascondere le risposte? Oh, fregata. Finora tutto ok. Oh, l'insegnante sta arrivando. So che troverò qualcosa. Per favore, non suonare. Oh? Deve essersi rotto. Vedi, non sto barando. Che brava ragazza. Mi arrendo. Ah, che bel sonno. Che ore sono? Oh no, sono in ritardo per la scuola. Devo sbrigarmi. Prenderò dei vestiti. Ah, forse ne ho troppi. La mia testa. Almeno ho risparmiato un po' di tempo. Buongiorno, mamma. Ecco la tua colazione. Come ti sei conciata? Scusa, mamma, devo andare. Che ragazza strana. Oh no, non di nuovo. Non posso farlo tutti i giorni. Buongiorno, devo andare, mamma. Ma cosa si è messa? Quella ragazza deve vestirsi meglio. Questa stanza è un disastro. Ci sono vestiti ovunque. Devo fare tutto io? Ho avuto una grande idea. Tirerò fuori questi vestiti. E metterò questo organizer. Le cose sono già più ordinate. Un outfit per tutti i giorni. Ecco, la mamma sa sempre che fare. Sveglia, devi andare a scuola. Che cosa? Stavo facendo un bel sogno.
È ora di vestirsi? Ta-da! Forza! Ok, sono sveglia. Guarda, è tutto pulito e ordinato. Mamma, wow, vedo tutti i vestiti! E sono già tutti abbinati. Che bella idea! Questo mi sta benissimo. Oh no, e ora? Sei così sciocca. Ti auguro una buona giornata. Grazie, mamma, sei la migliore. Il mio unicorno personale è così carino. Ma hai bisogno di un po' di colore. I miei pennarelli sono qui da qualche parte, vero? Oh no, c'è qualcosa che non va. C'è inchiostro ovunque. Non posso disegnare con questi. Mamma! Che c'è che non va, tesoro? Guarda i miei pennarelli. Oh, tesoro, va tutto bene. La mamma sa cosa fare. E intanto puliamo questo casino. Non possiamo avere le mani sporche. Puliamo anche lo zaino. Non funziona. Aspetta, prenderemo un altro zaino. Fammi prendere il telefono. Wow, gli zaini sono così costosi. Andrà tutto bene. La mamma deve vedere quanti soldi ha. Oh. Sapevo che era troppo bello per essere vero. Odio vedere la mia bambina così triste. Aspetta, penso di sapere come sistemare tutto. Potrebbe funzionare. Per nascondere le macchie, devi soltanto prendere del feltro colorato. Taglia il feltro a forma di unicorno. Applica la colla su ogni parte e assicurati di coprire tutto il feltro. Quindi attacca i pezzi allo zaino. Fallo per ogni parte e crea un unicorno. Alla fine la macchia di inchiostro non si vedrà più. Non possiamo dimenticarci gli occhi e anche le sue belle folte ciglia. Adesso sì che è magico. Ciao tesoro, tutto ok? Sono riuscita a pulirmi le mani. Bene, la mamma ti ha fatto questo. Uno zaino unicorno! Lo adoro, grazie mamma! Di niente tesoro. È perfetto! So la risposta e... fatto! No? Oh, la mia matita si è rotta! Ecco cosa mi serve! Devo essere furba! Che stai facendo, è mio? Gelosa? Ah, quanto mi diverto! Situazione ambigua, ok. Comunque, dove ho messo il temperino? No! Qualcosa qui sotto? Solo un sacco di gomme. Come farò? Au, c'è qualcosa nella mia scarpa. Che cos'è? Il temperino! Sapevo di averlo messo in un posto sicuro. Quell'odore viene dalle mie scarpe. Oh, puzzano da morire. Ma almeno il mio temperino. Aspetta, ho avuto un'idea. Mi serve un po' di gomma. Perfetto, credo che funzionerà. Metterò la gomma sul mio anello e quindi ci attaccherò il temperino. Non lo perderò più. Nene, oh, che figo! Ed è comodo. Adesso posso finire i compiti. Luna! Non farlo. Ciao! Ok, vieni qui. Devo fare i compiti, ok? Ok, io mi metto a disegnare. Va bene. Wow, che bel disegno! È una casa, ho quasi fatto. Anch'io. Guarda, Luna! Che stai facendo? Oh no, non sono stata io. È su tutti i miei libri. Scusa, però è bello. È tutto rovinato! Guarda! Come faccio adesso? Aspetta, questo inchiostro potrebbe tornarmi utile. Ora penso di poter coprire tutti questi disegni. Intanto posizionerò della carta sul quaderno. Quindi userò dei pennarelli per creare dei motivi sulla carta così. Per un effetto più vivace userò colori diversi. Mi piace, ma non ho ancora finito. Prenderò un sacchetto di plastica e ci verserò dentro l'inchiostro. Bisogna fare attenzione a non farlo fuoriuscire. Una volta fatto, sigillo il sacchetto e lo posiziono sul quaderno. Stendo l'inchiostro. Prendo del feltro e ritaglio un bordo per il quaderno. Devo solo attaccarlo al quaderno e divertirmi adesso. È un ottimo modo per passare il tempo quando ti annoi. Che bella idea!
Non sto facendo niente, giuro. Ehi, è tutto ok. Aspetta, è per me. Certo. Ah, com'è divertente. Guarda, sto facendo delle belle forme. Grazie, Luna. Gela dell'acqua in un contenitore, rimuovi il ghiaccio dal contenitore. Adesso prendi colori e pennelli. Scatena la tua vena artistica. Dipingi direttamente sul ghiaccio. Puoi usare i colori che vuoi. Mentre il ghiaccio si scioglie, i colori si spostano. Poi cominciano a mescolarsi. Continua così e aggiungi altri strati di pittura. Vedrai, è davvero rilassante. L'effetto finale sarà stupendo. Visto? Abbiamo colorato il ghiaccio! Ok, comincia la lezione. Ah, non mi funziona la penna. Oh no, è finito l'inchiostro, ti pareva. Pazienza. Ehi, Sofia. Tutto a posto, Luna? La penna non scrive, me ne presti una? Certo, come no, sicuramente ne ho una. Qui, da qualche parte. Quello non è una penna. Aspetta. Ah, di nuovo? Possibile? Che caos nel mio zaino. Dovrei essere più ordinata. Ehi, ho avuto un'idea. So come tenere tutte le mie cose in ordine. Devo solo sistemare un elastico qui sopra il mio quaderno. E poi altri due o tre. Adesso ci infilo dentro le mie cose. E c'è spazio anche dentro. Tutto è al suo posto e a portata di mano. Carino, vero? Ed ecco una penna per te. Ah? Cosa? Oh, già, grazie. Fantastico. Stavo facendo un bel sogno. Che noia questo test. A me piace. Sei una secchiona. Magari posso divertirmi un po'. Ehi, smetti di fare la bambina. Mi piace questa domanda. Ah, devo uscire di qui. Oh, un attimo. Ehi. E ora che c'è? Guarda qui. Strofino questa penna sulla manica e la faccio ruotare. Ammettilo, ti ho impressionata. Wow, sembra stregoneria. Fammi provare. Non credo proprio, sai? I maghi non rivelano mai i loro segreti. Devo sfregare più forte, forse. Ah, sì? No, niente, ci rinuncio. Ah, ci sono! Devo usare il cervello. Ah, mi ero dimenticata della gravità. E la rotazione della Terra ci dice che... Eh? Ho capito tutto, adesso ci riprovo. Sì. Non è magia. Sbruffona. Ops. Ragazze, silenzio. Scusi. Beccata. Ups. Sofia, dico anche a te. Sto facendo il test, vedi? Ultimo avvertimento. Ehi, ma la penna? La giornata si mette male. Finalmente a casa. Che giornata. Il tempo è orribile. Devo mettere via l'ombrello. Oh no! Che è successo alle luci? Per fortuna ho la mia torcia. Così scoprirò qual è il problema. Ah, ecco. Non va bene. Devo impedire che accada di nuovo. Ma che posso fare? Forse posso usare quella bottiglia. Mettiamoci al lavoro. Per questo trucchetto serve una bottiglia vuota. Ok, cominciamo. Ritaglia la testa e il fondo della bottiglia. Fai lo stesso con un'altra bottiglia. Poi mettile una nell'altra. Metti una bottiglia più piccola dentro le prime due. Perfetto per i giorni di pioggia.
Oh, ciao Sofia. Ciao, visto che tempaccio, come piove. No, attenta. Ah? Ma che ho fatto? Ecco, usa questo. Metti l'ombrello qui dentro, così l'acqua non gocciolerà sul pavimento, ma cadrà qui sul fondo della bottiglia. Ecco fatto. Wow, geniale! Attenta! Oh, scusa! Ah, riaccendiamo la torcia. Accomodatevi. Buongiorno, voleva vedermi? Sedetevi, prego. Abbiamo un problema con Sofia. Guardi il suo quaderno, è inammissibile. Oh no! Che ci posso fare se mi annoio? Datti una regolata. Oh, scusate. Pronto? Sofia, mi hai delusa. Torno subito. Oh, se n'è andato. Che ne dici, giochiamo? Cosa? Prendi una matita, giochiamo. Davvero? Eccola. Tieni. No, aspetta, così non va. Fammi pensare. Ci deve essere qualcosa da usare qui. Metto una striscia di nastro adesivo sul quaderno e un'altra ancora qui a fianco. Poi altre due strisce orizzontali. Adesso mi servono un po' di graffette. E queste clip. Ok, cominciamo. Dai, tocca a te. Oh, che spasso! Metto qui la mia clip. Bel tentativo. Bella mossa. La partita si fa attesa. Non vincerai. Ecco sì! Ho vinto! Sta tornando, fa finta di nulla. Che succede qui? È stata lei? Oh, mi serve una vacanza. Dai, su, quanto tempo ci vuole? Quanto sei bello, signor unicorno. È fatta! La casa è nostra! Sì! Cominciamo a impacchettare! Ecco a te, tesoro! Io mi sbarazzo di questa pianta! Ok, comincio da qui! Wow, c'è un sacco di roba! Metti i giocattoli nello scatolone, tesoro! Entra, è ora del pisolino! Non mi dimentico di te! Mettiamo lo scotch e uno scatolone è pronto. Ho finito, mamma. Mi dai lo scotch? Ecco a te, tesoro. Dove si stacca? Com'è appiccicoso. Sofia, tutto bene? Oh no! Aiuto, mamma, sono in trappola! Non ti muovere, amore. Ci penso io qui. Potrebbe fare un pochino male. Grazie, mamma. Ok. Torniamo ad impacchettare. Un momento. So io cosa fare. Con questo trucco sarà più facile usare lo scotch. Metti una fascetta attorno allo scotch in questo modo. Poi taglia la parte in eccesso. Così dovrebbe andare, sì. Tieni, mamma. Metto lo scotch sullo scatolone. Poi uso la fascetta per tagliarlo. Prova anche tu, piccola. Wow, che responsabilità! Ce l'ho fatta, mamma! Bellissimo! Sei di grande aiuto. Ma cos'è questo rumore? Oh, c'è stato un problemino! mi aiutate? Questo è il travestimento perfetto! Bersaglio individuato! Non è giusto! Io sono così brava! Ehi, quella pianta mi sta parlando! Vieni qui! Io? Avvicinati! Ok! Siediti! Questa pianta ce l'ha con me! Qual è il problema? Il test è andato male! Forse posso aiutarti! Guarda! Wow! Il massimo!
Non è gratis. È chiaro, wow! Grazie, chiunque tu sia, ma come hai fatto? Non dovrei dirtelo, ma... Per prendere un voto più alto, ti basta una matita Jumbo. Usa un bisturi per tagliare la gomma a forma di triangolo così. Crea una A. Intingi la gomma nella pittura rossa e premila sul tuo compito. Ecco fatto, facilissimo. Wow, mi ricorderò di questo trucco, grazie. Oh, ci sono le mie amiche. Guardate, potete prendere il massimo anche voi. Ah, levati di mezzo. I miei affari andranno a gonfie vele, prego. Ecco a te. Ne valeva la pena, grazie. Sgancia i soldi. Ehi! Wow! Non è gratis. Grazie. Ragazze, guardate questo rossetto. Accidenti, sei così fortunata. Lo so, è il migliore. Le mie labbra saranno così belle. Ragazze, dove siete? Sul serio? Respira e basta. Ops, quel colore le sta bene? Bel tentativo. Conosci le regole, niente make-up. Non possiamo parlarne? Immagino sia un no. Fammi vedere come sto. Oh no, non sono più truccata, ma sono sempre preparata. Tengo una scorta segreta per le emergenze. Questo lo prendo io. Niente make-up. Non è giusto, che strazio. Qual è il punto se non posso essere favolosa? La vita è così vuota senza il make-up. Aspetta, so cosa fare. Posso usare questo bianchetto? Sì, è quello che mi serve. Inizio svuotando il liquido. Lo svuoto in una ciotola. Posso usarlo più tardi. Ora pulirò la boccetta. Poi prenderò il mio lucida labbra preferito. Posso usare una pipetta per rimuoverlo, così sarà molto più facile. Non voglio fare un pasticcio. Adesso lo metto dentro alla boccetta del bianchetto e lo riempio fino alla fine. Dovrebbe andare, sostituirò il coperchio. Sono così intelligente. E le mie labbra sono bellissime. Oh sì, è molto meglio, quanto mi mancava. Ah? Che stai facendo? Wow, lo voglio! Prendi! Ok ragazze, una alla volta. Grazie Essie! Dammi, dammi! Sei la migliore! Wow! È un piacere fare affari con voi. Sono così annoiata, mi serve un pisolino. Aspetta, sono ancora in aula. Tempo scaduto, consegnate il vostro esame. Ma non ho finito. Non è andata bene questa volta. Immagino sia un altro 4. Sì, sì, fa nulla. Sbrigatevi, andiamo. Ottimo, ora devo valutare. Riesco a malapena a tenere gli occhi aperti. Ora basta. Questo è più divertente. Au! Sono così affamata. Bene, ordinerò qualcosa. Salve, posso ordinare? Wow, che velocità! Quanta roba! Ed è tutta mia! Ne voglio ancora e ancora! Santo cielo, è tutto così buono! Potrei mangiare per tutto il giorno! È così unto e disordinato e lo adoro! È stato fantastico! Oh oh! Non va affatto bene, devo ripulire! Forse non se ne accorgeranno! Ah, so io cosa fare! Comincio tagliando una sezione del taccuino, poi userò la mia pistola a caldo. Applicherò la colla sul taccuino e poi ci incollerò del feltro verde. Lo appianerò in modo che non ci siano pieghe. Aggiungerò del feltro bianco e rosso. Ma non ho ancora finito. Ci attacco dei piccoli pezzi di feltro nero e li disporrò ad arco. È fantastico! Ed è pronto! Un'anguria è molto meglio di un noioso taccuino. Ma sento odore di hamburger qui dentro. Ok ragazzi, fate attenzione, ho corretto i test. Terribile, Alex. Eccovi qui. Questo non è il mio quaderno. Che succede? Shh, sarà il nostro segreto. Aspetta, ma... Mica male. Grazie, è fantastico. Ok ragazzi. Woohoo! Facciamo festa! Che bello, adoro fare festa. Niente più feste per me, accidenti. Quest'acqua è incredibile, ma mi serve dormire. Perché quella campanella è così forte? Andiamo, dobbiamo. Avete fatto tardi ieri sera, eh? È in un giorno feriale. Oh, abbiamo un test!
Spero che abbiate studiato, ragazzi. Questo è un test difficile, buona fortuna. Grazie, ne avrò bisogno. Non ho idea di cosa sto facendo. Aspetta. Posso imbrogliare. Amo la tecnologia. Oh no, la prof. È così facile. Niente telefoni in aula, consegnamelo. Ti terrò d'occhio. Oh, devo nascondere il telefono. Ma perché fa così caldo qui dentro? Aspetta, ho un ottimo piano. Posso usare questo nastro. Metterò delle strisce di nastro sui jeans. Poi ne metterò un po' sul telefono. E attaccherò il mio telefono al nastro centrale. Ora posso coprirlo con questo pezzo di jeans. Nascondo il telefono quando la prof si avvicina. È perfetto. Aspetta, devo coprirlo. Devo solo fare finta di niente. Che succede qui? Bell'esame, uno dei migliori. Va bene. Ci è cascata. E io ho finito. Wow, sei stata veloce. Bella gonna. No, cosa ha detto? Com'è possibile? Che figura. Nessuno deve vedermi così. No, ma quando finisce la lezione? Sì, è finalmente finita. Andiamocene. Vuoi uscire più tardi? Beh, credo che farei meglio a pulire. Questi ragazzi sono così disordinati. Guarda qui, non imparano mai. Ok, ora va meglio. Queste macchie sono le peggiori. Ah, sto facendo passi da gigante. Dov'è? So di averlo lasciato sulla scrivania. Qualcosa non va qui? Avevo un giocattolo sulla mia scrivania, lo hai visto? Era il mio preferito. Scusa, non lo so proprio. Adesso devo lavare per terra. Aspetta, come fa uno studente a fare così tanta spazzatura? Metterò tutto nel sacchetto della spazzatura così impara. Eh? Ma cos'è questa roba? Penso di averlo raccolto tutto. Sì, va tutto nel cassonetto. Ecco fatto. Penso di averlo messo nel cassonetto. Ok. Forse posso fare qualcosa. Questa spugna potrebbe tornarmi utile. Vuoi che pulisca? Inizierò ammorbidendo dell'argilla. Poi userò questo pezzo di vetro per appiattirlo e lo renderò uniforme. Ho tagliato un pezzetto di spugna e lo metterò in mezzo all'argilla. Ora piegherò i bordi. Voglio coprire completamente la spugna. Userò di nuovo il vetro per renderlo liscio. In questo modo avrà un quadrato piatto. Eccolo qui! È ora dell'arte! Disegnerò una faccia sull'argilla. Deve avere un grande sorriso. E farò anche altri personaggi. Sono così morbidi e gommosi. Questi sono per te. Oh, ma sono fantastici! Wow, li adoro! Grazie! Sono stupendi! Oh, sciocchezze, non dirlo neanche! Aspetta un attimo! Il pavimento! Il mio bel pavimento pulito! Sta avvenendo bene! Le mie sopracciglia sono perfette! Un po' di rossetto! Meno male che ho trovato il tempo per farlo! Amo la lezione di arte! Ho creato un capolavoro! Non posso dire lo stesso del dipinto di David! Ed è meglio che finisca il make-up! Metto l'eyeliner! Non l'ho messo tanto bene! Riproviamo! Non è il look che volevo, no? Perché è così difficile? Oh? Che stai facendo? Sto rimuovendo il nastro dal mio dipinto! È un effetto piuttosto interessante! È venuto bene, vero? Sì, e mi hai fatto venire in mente un'idea! Ho solo bisogno di un po' di nastro! Haha, questo andrà bene! Avrò un aspetto fantastico! Metto il nastro adesivo sotto il naso e lungo il viso! Poi ne aggiungo ancora sul lato degli occhi! Lo so, sembro strana, ma funzionerà! Devo solo sfumare l'eyeliner! Il nastro fungerà da stencil! Lo rimuovo e avrò una bella riga! Impressionante, vero? Ed è così facile! Ehi, David! Qua giù! Wow! Puoi averlo! Grazie! Che noia! C'è così tanto da fare! Magari se mi riposo! Solo un piccolo break per spezzare questa giornata e metterò l'iPad proprio qui! Oh! Mi serve qualcosa per tenerlo! Questo non funzionerà! No, ma andiamo! Che noia! Penso di sapere come fare! Non sbirciare! Aspetta e vedrai! Ora va meglio! È un ottimo supporto! È molto meglio di studiare! Aprirò la cartellina e metterò un po' di colla negli angoli! Voglio che abbia all'incirca la stessa forma dell'iPad! Ho delle strisce di stoffa! E le premerò sulla colla!
devo assicurarmi che siano ben fissate. Ora devo solo infilarci dentro l'iPad. In questo modo si manterrà in posizione. Intelligente, vero? Adoro questo canale! David, che sta succedendo? Oh oh, è meglio che lo nasconda! Interessante! Sembra tutto ok, bravo! Continua così! Ovvio! Ora dov'ero? Com'è divertente! Ecco i risultati del vostro test! Ah, so che prenderò una A! Che diavolo, così male! Non può essere, ho preso una A! Wow, sono più intelligente di quella nerd, figo! No, non essere triste, posso sistemare tutto! Fidati, eliminerò il tuo brutto voto! Hai veramente preso una F! Mi spiace, non volevo! Ok, la sostituisco con una A! Fisserò il pezzo di carta col bianchetto e il nastro! Che stai facendo? Aspetta e vedrai! Ok, tutto fatto, ecco qui! Ah? Aspetta, sono di nuovo intelligente! Grazie, David! Sei così geniale! Aspetta, ma il test è sbagliato! Ah già, credo di aver preso... di nuovo una A! Quindi non sono intelligente dopo tutto, eh? No! Il prof è distratto, devo approfittarne! Meno male che senza gli occhiali non vede niente! E ora ci si diverte! Ho qui la mia emoji preferita! Ah, adesso ci vedo! Devo fare un po' di copie! Vi voglio concentrate sul compito in classe! Ecco a te il compito! Guarda! Il compito è rovinato! Oh no, è rovinato! Ok, sta per cominciare il compito in classe! Madison, ecco a te! Andiamo bene, avrei dovuto studiare un po'! Forse però posso cavarmela. Adoro la matematica, prenderò 10. Wow, che secchione. Comunque, ehi! Ah? Non è che puoi aiutarmi? Oh, ma certo, ma... tutto ha un prezzo. Dammi un bacio e ti do le risposte. Non se ne parla neanche, meglio farmi bocciare. Ok. Allora, pensa. Non è difficile, sono solo numeri. Questo non mi aiuta per nulla. Non ci riesco, dai, cervello! Madison, il tempo passa, concentrati! Ci sto provando! Ehi! Un bacetto solo, ok? Che giornata! È solo un bacetto, immagina che sia tua nonna! Un bacetto sulla guancia! Mi serve del colluttorio! Ecco qui, adesso dammi le risposte! Una promessa è una promessa! Ecco, guarda qui! Per ottenere le risposte, scrivi l'equazione. Poi addiziona i due numeri. 6 più 4 fa 10. Dopodiché sottrai il 2 dal 10 e avremo... 8! Per la prossima risposta ripetiamo lo stesso trucco. Stavolta addizioniamo 2 e 5. E avremo 7! Poi sottraiamo 2 e il risultato sarà 5. Wow, geniale, grazie! Posso farcela! La prima risposta è 8. L'altra 5. Conosce tutte le risposte! Ehi! Mi aiuti, per favore? Va bene, ma dovrai darmi un bacio. Ah, solo per questa volta. Scherziamo! È la mia ragazza! Ripassiamo un po'. Oh, ciao! Guarda chi ho portato! Un cagnolino, posso accarezzarlo? Ma certo, adora le coccole! Ma che bel pelosetto! Sei proprio adorabile! Ciao a tutti! Ciao! Sono uno schianto! Che vuoi? Spostati! No! Guarda, ti pago se cambi posto! Non se ne parla! Ok. Oh, che bel cagnolino. Ma chi si crede di essere? Mi fa infuriare. Ehi, mi sono proprio sfogata su questa merendina. Aspetta. Vuoi tenerlo in braccio? Certo. Ah, so io come riprendermi il posto. Ho un piano. Taglio via questo pezzetto dalla confezione e schiaccio tutto sul suo quaderno. Ecco. Sei il cagnolino più bravo del mondo.
Oh mio Dio! È il cane peggiore del mondo! Ha funzionato! Devo eliminare le prove! Eccomi, bravo cagnolino! Mi raccomando, comportatevi bene durante il compito. Adesso potete cominciare. Ok, le so tutte. Non ne so nessuna. Chissà, forse posso fingere un attacco di cuore. Chris? Fa silenzio. Scusi, prof. Ehi, Madison, che c'è? Ti regalo questa merendina se mi aiuti. Mi piacciono le merendine, ok? Tieni. Oh, meno male, devo fare prestissimo. Oh no, il foglio! Cercavi questo? Sì, cercavo proprio quello. Ehi, ridammi le risposte se vuoi la merendina. Ma te le ho già passate, sei una noia. Al volo? Ma davvero? Dritto nel cestino. È stata lei, è stato lui! Non è vero, sei stato tu! Povera me, che alunni. Vorrei leggere in santa pace. Riproviamoci. Ehi, ehi! Che vuoi adesso? Vedi questa merendina? Che ne dici di questa? Va bene, affare fatto. Ma come facciamo? Ah, ho trovato! Ci sono! Apri il quaderno e metti una striscia di scotch sul bordo di una pagina così. E così via via per tutta la pagina. Poi prendi una spugnetta, tagliala in quadratini e incollane uno su un evidenziatore. Adesso hai una comodissima gomma per cancellare. Nessuno se ne accorgerà. Ehi, vuoi le risposte? Guarda qui! Che stai facendo? Aspetta e vedrai. Tieni. Grazie, non ce l'avrei mai fatta senza di te. Che state combinando, voi due? Nulla, prof. Vede? Avrò visto male io. Per un pelo. Ehi, dammi le merendine. È un piacere fare affari con te. Bella partita, ragazzi. Ho giocato proprio bene. Dovrei avere un quaderno, tipo. Ah, eccolo. E mi serve quella cosa per scriverci sopra, la penna, giusto? No, qui non c'è. E adesso con cosa scrivo? Ehi, secchiona, ehi. Dici a me? Sì, sì, mi presti una penna? Ok, dovrei averne una. Ecco qui. Grazie. Oh no, è rotta! Ehi, secchiona, questa penna è rotta, ne hai un'altra? Fa attenzione! Wow, due di fila! Ma non ci si crede! Prendila! Tieni, prova questa! Speriamo abbia le ricevute di queste penne! Ehi, secchiona! Senti, questa è l'ultima! Va bene! Un attimo. Questo succo di frutta forse può servirmi. Specialmente la cannuccia. Sì, funzionerà. Smontate una penna e applicate un po' di colla qui in fondo così. Poi prendete una cannuccia e infilateci dentro la penna. Fino in fondo dove c'è la colla. Penne che sembrano cannucce. Nessuno me le ruberà. Wow, impressionante. Posso averne una? Queste no, sono cannucce. Va bene. Ehi, bello, hai una penna? Sono mitica! Adesso mi lascerai in pace. Oggi disegneremo un unicorno Poppit. Oh, chi finisce prima vince. Ho vinto io! Ah, ti ho battuto! Allora, sei pronta? Sono nata pronta. Non dovrebbe essere difficile. Devo vincere io. Forza, più veloce. Vincerò. Preparati a perdere. Ah, come no. Quasi finito. L'arte richiede... lasciamo perdere. Devo sbrigarmi. Le mie matite si sono tutte consumate.
Queste sono andate, anche queste. Come se la starà cavando? Ultima sezione. Dai, su, ancora uno sforzo e avrò vinto. Mi servono altre matite, subito. E lui come sta andando? Chi va piano va sano e va lontano. Non posso farmi battere, ma non ho più matite. Guarda, non le sono rimaste matite. So già che me ne pentirò, sì. Fa un po' vedere, deve esserci qualcosa che posso fare. Forse ho un'idea. Questa cannuccia può aiutare. Prendiamo una cannuccia e infiliamoci la punta della matita, anche all'altra estremità. Così avremo una matita per scrivere e una per disegnare. Non posso vincere così facilmente. Tieni, sono per te. Matite! Finalmente posso finire il disegno! Grazie! Non c'è di che. Aspetta, si parte tra 3, 2, 1, via! Wow, che bel motivo! E se ci poggio sopra un foglio di plastica? L'antistress perfetto! Adesso sembra un'opera d'arte moderna, wow! Proviamo usando qualcosa di diverso come un lavavetri. Questo me lo appendo in salotto. Possiamo fare un motivo ondulato, bellissimo. Oppure si può partire da dei puntini di vernice e passarci sopra un foglio di plastica. Voilà, le possibilità sono infinite. E ogni dipinto sarà un pezzo unico. Potrei aprire una galleria, sai quanti soldi farei? Che noia. Scherzi, è l'ora dello spuntino. Rendiamo le cose più interessanti ed eccolo che arriva! Preso? Lo so, sono brava. Pensi di poter fare di meglio? Certo, e ad occhi chiusi per giunta. Guarda e ammira, rimarrai senza parole. Ah, ho dritto nell'occhio! Che stavi dicendo? Ritenta, sarai più fortunato. Oggi dovrete dipingere l'arcobaleno e fareste meglio ad impegnarvi. Adoro gli arcobaleni! Io per niente. Adesso non ridi più, eh? Non vedo l'ora di cominciare, gli arcobaleni hanno un che di magico. Che fai? Sfigato. Annie, si può sapere che cosa aspetti? Mettiti sotto. Se proprio devo, ma niente colori. Vediamo di fare presto. Vuoi un arcobaleno? Ecco l'arcobaleno. Sarà il più bello di sempre. Ta-da, finito! Ho cercato di catturare l'essenza. Le piace? Non sapevo avessimo Van Gogh in classe. Annie, tu a che punto sei? Ecco qui. Non si emozioni troppo, mi raccomando. Ma l'hai visto un arcobaleno? Questa lezione è una perdita di tempo. Ecco che cosa penso degli arcobaleni. Aspetta, da qui. Ordino i pennarelli in base ai colori dell'arcobaleno. Poi prendo la pistola per colla e li incollo insieme. Attendo che si asciughi tutto e poi è ora di disegnare. Li passo su un foglio bianco e vado a creare un arco. Wow, viene bene! I colori si mischiano alla perfezione. Disegnare così è un gioco da ragazzi. Bene, ma non è finita. Con un pennarello nero ne ho disegnato un altro. Su una cartellina trasparente, voilà, bianco e nero e a colori. Figo, vero? Ora c'è e adesso no. Oh, rieccolo! Eh? Che razza di stregoneria è questa? Fantastico, missione compiuta! Ma quella che hai lì sotto è una maglia colorata! Non ti piaceva solo il nero? Cosa? No, non è vero! Non dirlo a nessuno, altrimenti... Il tuo segreto è al sicuro? Bene, ho quasi finito con i compiti, ho creato proprio un'opera d'arte! Davvero? Fa vedere! No, non si interrompe un artista mentre lavora! Ecco qui, finito e bellissimo! Che ne pensi? Ah, è proprio un bel... Che cos'è? Una patata? Fammi vedere meglio. Ah, ho capito, è una papera. Cosa? No! Giusto, fammelo rivedere un po'. Più da vicino, ecco così. Oh, ma certo! È un limone, vero? No, ma che limone? Temevo lo avresti detto. Cavolo, è difficile! Che mi sfugge! Fai sul serio? Ci sono, ovviamente, una banana. Senti, lascia perdere. Scusa, tesoro, dimmelo tu che cos'è. Ma è Pikachu! Ma dove? La vedo male.
Chissà che bel voto avrò preso. Cosa? Un 4? Che ingiustizia! Ne rimarrebbe devastata. Devo fare qualcosa. Pikachu, mettiti un attimo qui. Questa matita ha bisogno di una temperata. Tra l'altro devo ricordarmi di comprare un temperino, ah, molto meglio. Prendo un'altra matita e poi le unisco usando un elastico. Faccio lo stesso all'estremità opposta. Adesso vado a ricalcare l'immagine seguendo i bordi. La matita in basso andrà a replicarla sul foglio bianco. Decisamente più semplice di un disegno a mano libera. Beh, mi sembra buono, vero? Questo non mi serve più. Aggiungiamo un po' di colore e che ne pensi, Ava? È perfetto! Grazie, mamma! Meglio che mi prepari adesso, non voglio arrivare tardi a scuola. Buona giornata, tesoro! Vai a prendere un bel 10! Oh no! Aspetta, Ava! Che fame, ho bisogno di uno snack! Bene, la prof è distratta. È il mio momento. Tengo sempre delle scorte qua sotto all'occorrenza. Eccole qui. Devo fare in fretta. Sai come si arrabbia se mi becca? Ehi, sono caramelle quelle? No, no, ma che dice? Non ha visto niente. Ma, ehi, non ti azzardare. Non può più fermarmi. Davvero disgustoso, Ava. Mamma, che vergogna. Ma ne è valsa la pena. Farò finta di non aver visto niente. Cavolo, ancora fame. Per fortuna ho anche queste. Così dovrebbe passarmi, devo nasconderle bene. Qui andrà più che bene. Devo solo far finta di niente. Che buone, ci voleva proprio. Apri grande. Oh, che gentile. Aspetta. Ma da quando ho una terza mano? Ciao, Ava, hai dimenticato che queste sono vietate? No, no, affatto. Ma le ciambelle non sono vietate, giusto? Che succede lì? Oh, oh, devo stare attenta. Ti osservo, sai? Sono troppo intelligente per lei. Ah, beccata! Ah, che prurito, accidenti! Qualcosa non mi quadra, la ragazza è furba. Devo passare a qualcosa di più drastico. Sapevo che mi saresti tornato utile. Ora rifacciamoti un po' il look. Così, continua a restare girata. Ecco che cosa cercavo. Me la sono proprio meritata, mai vista una ciambella più invitante. Ah, glassa rosa, zuccherini. È un'opera d'arte? Non si mangia in classe. Quante volte devo dirtelo? No! Ma dove sono i suoi capelli? Dammela subito. Ma dai, non è giusto. Non se la mangi, eh? Molla la presa, Ava. Se solo ti applicassi così nello studio. È l'ultimo avvertimento. Ora devo correggere questi compiti. Va bene. Aspetta, mi è venuta un'idea. Inizio disegnando due cerchi. Poi li unisco, prima sotto e poi anche sopra. Poi creo un motivo ondulato andando da un lato all'altro. E di nuovo anche in alto. Dopo averlo abbozzato a matita ci ripasso con la penna. Così si vedrà per bene. Sto solo seguendo le linee a matita, così non farò errori. Non posso certo sbagliare, sembra proprio una ciambella. Cancello le linee a matita e comincio a colorare. Per adesso coloro soltanto la sezione nella linea ondulata, ovvero la glassa. Che acquolina! Adesso passo al resto della ciambella, uso un arancione scuro per colorarla e ora per gli zuccherini uso il bianchetto, basta fare dei trattini sulla glassa. Poi creo delle ombreggiature con linee già presenti e faccio lo stesso con gli zuccherini. Sembra molto più realistica. A posto, passiamo alla fase 2. Lo volete vedere un trucchetto di magia? Vieni da me, ciambelline, lasciamo quest'altra nella scatola. Ehi, chi va là? Mi sembrava di aver sentito qualcosa. Qualcosa non va, sto leggendo, non vede? Ok, ma sappi che ti tengo d'occhio. Chi l'avrebbe mai detto che i libri sono utili? Perfetti per nascondersi. Coraggio, andate alla prossima lezione. Finalmente sola, non vedevo l'ora di gustarmela. Ma che... cos'è questa? Non è la mia ciambella! Me l'ha fatta di nuovo Ava! Selfie! Ah, che bella! Spero di aver fatto in tempo, accidenti! A proposito di belli, guarda, c'è Kevin! Oddio, come sto! Ehi, Kevin, di qui? Eccoti, speravo proprio di vederti! Ah, è così carino!
saremmo proprio belli insieme e lo sarebbero anche i nostri figli. Chissà come potremmo chiamarli. Ehi, ma che significa? No, non è come credi. Certo, come no, devo andare. E niente, di nuovo solo. Ava, guarda che forte, fa troppo ridere. Per niente. Ehi, ma che modi. Ava, eccoti qui, ti ho preso un gelato. Non lo voglio. Ma come? È il tuo preferito. No, va via. Dai, si scioglie. Riproviamo. Senti, io e Kevin non... Oh, se n'è andata. Aspetta, forse posso usare questo. Per prima cosa taglio un cerchio da un foglio di carta, poi ci disegno sopra una faccina, tipo quella che ride fino alle lacrime, un grande classico. Adesso prendo un cerchio giallo e uno rosa e li metto sopra l'emoji. Su questo disegno l'emoji con gli occhi a cuore. Guardate che carina. Aggiungo altri due cerchi e disegno un'altra emoji. In questo caso una faccina triste. Coraggio, tirati su. Ci attacco sopra un cerchietto rosa e infine incollo lo stecco del gelato sul retro. Perché non posso essere felice? Ava, guarda un po' qui. Che altro vuoi? Questa sei tu adesso, dobbiamo levarti quel broncio dalla faccia. Divertente. Questa sono io, ti voglio bene, sei la mia migliore amica. Sei sempre così sdolcinata. Sì, lo so, però era divertente, ammettilo. Un pochino. Ava, mi dispiace, non volevo ferirti. Ehi, ma guarda un po' lì. Che forte, sei proprio divertente, Kevin. Ah, mi sbagliavo su di lui. Quindi l'hai fatto tu questo? Sappiamo che la scuola può essere dura. Insomma, tanto studiare, i compiti in classe, non ci si diverte mai. Ma è qui che entriamo in gioco noi. Siamo qui per aggiungere un po' di magia. Ok, ragazzi, fate attenzione, questo sarà nel test. Sì. Così mi piace, Madison. Ha detto qualcosa? Sono troppo concentrata sul gioco. Madison è così brava. Sì, me lo dicono spesso, ora perderai. Ma è impossibile batterla, ma ci proverò. Allora, qualcuno può rispondere a questa domanda, ragazzi? Bella lezione, prof. Grazie, almeno credo. Non me l'aspettavo. Woohoo! Amo questo gioco! Andiamo, non posso lasciarla vincere. Qualcosa non va. Per fortuna sono venuto preparato. Sembro proprio io. È ancora distratto. Continua a giocare. Come pensavo. Aspetta, ho vinto! Woo! No, c'ero così vicina. Oh, mi verrà un livido. Oh. Oh, ecco dove è andato il tasto. Devo aggiustare la tastiera e spegnere il gioco. Ma come? È così complicato. No, non funzionerà. Non male, però ho avuto un'idea. Userò la plastilina per creare un piccolo hamburger sul tasto. Ci aggiungo anche il formaggio e poi il pane. Lo metterò sulla tastiera. Perfetto, funziona. Ok, fa finta di niente. Oh, cosa... che è successo? Aspetta, il gioco era proprio lì. Gioco, sta bene. Stiamo facendo i compiti. Devo aver davvero sbattuto la testa. Scusate, ragazze, proseguite. Ci è cascato alla grande. Giochiamo. Bene, non c'è nessuno in giro, è ora di uno spuntino veloce. Wow, caramelle, le voglio! Certo, le hanno prese tutte e io non ne ho più. Ne avevo così tanto bisogno. Oh, della gomma, non vedo l'ora. Quella è gomma? No, aspetta, è mia! Ma perché continua a succedere? Che strazio! Ok, comportati in modo naturale, nessuno sta guardando, sarò veloce. Sento odore di patatine. Devo averle. Oh? Devo solo fare molto piano. Non sarà niente. Vai, vai, vai! Ma che... torna qui! Oh? Ma è vuoto! Oh. Aspetta, penso di avere un'idea. Comincerò tagliando il tubo a metà. Poi lo coprirò con della bella carta. Mi piace.
Lo riempirò a metà con le mie caramelle preferite e poi inserirò il coperchio di plastica. Metterò le mie matite sopra. E sembra un astuccio, ma dentro c'è un gustoso segreto. È la mia occasione. Se tiro sulla carta posso avere le mie caramelle e nessuno se ne accorgerà. Oh, sono solo matite. Pensavo avessi delle caramelle. Ci è mancato poco. Ma ha funzionato. Non posso fare tardi a lezione, il tempo sta per scadere. E sono così vicina, accidenti. Guarda quanti ostacoli. Ma niente mi rallenterà. Arriverò al mio banco prima che suoni la campanella. Sono una macchina da guerra e da studio. Facciamolo. Carica! Oh! Ehi! No! Ho letto quel libro! Ce la farò! Niente può fermarmi! Manca così poco! Oh no! Ora della lezione, eh? Spostati! Non riesco a fermarmi! Non credo finirà bene! Come farò? Oh, che dolore! Ah, non riesco a trovare i miei occhiali! Dove sono? Perché è tutto sfocato? E tu chi sei? Au! Ci servono i nostri occhiali e questo potrà aiutarci. Inizio applicando della colla su un fiammifero, poi aspetto si asciughi. Perfetto! Adesso posso accenderlo. Lo lascio bruciare così la colla si ammorbidisce. Poi lo strofino sulle aste rotte dei miei occhiali. In questo modo le due parti si fisseranno insieme. Ora stiamo bene, ancora più importante possiamo vedere. Che ore sono? Siamo in ritardo! Levati! Ok ragazzi, oggi c'è un esame. Spero che abbiate studiato. Andrà malissimo. Questa la so. Non va bene. Dovrò provare a indovinare. Tanto vale. Com'è complicato. Penso di aver bisogno d'aiuto. Che fai? No, non è come sembra. Lo prendo io. Non è andata come mi aspettavo. Ok, è ora del piano B. Oh no, la prof arriva. Devo nasconderlo. Ti sto guardando. Occhio. Sì, non hai visto il fogliettino, però. Mi devo sbrigare. È un disastro. Devo provare qualcos'altro. Aiuto, aiuto. Mi servono risposte. Oh, bene. Sul serio? Sta barando di nuovo? Hai capito? Bene. Il prossimo è 45. Oh, salve, un piacere vederla. Da qui. E aspetta. Naomi, sono guai! Jared, cos'è successo alla tua voce? Non credo sia Jared, non potrai mai superarmi in astuzia. Conosco ogni trucco che ci sia. Pronto? Com'è cattiva. E ora come faccio? Lo so. Ho finito le dita, accidenti. Meno male che ho i piedi puliti. Ok, dov'ero? Che sta facendo? Naomi? Le dispiace, sto facendo l'esame. E io ho fatto, è stato divertente. Ecco a lei, prof. Wow, che velocità! Annie, mi puoi aiutare? Certo, guarda qui. Devi moltiplicare i numeri per 2. Proprio così. Quindi aggiungi il separatore decimale. È così semplice. Wow, è stupefacente, grazie. Avrei voluto conoscere questo trucco prima. Fatto, posso consegnare il foglio. Ora sì che mi diverto. No, non può essere. Hai preso un 8. Sono un genio. Oggi abbiamo una nuova studentessa che si unirà a noi. Date il benvenuto a Madison. Ehi. Troviamoti un banco. Non qui, non qui. Dove puoi metterti? Oh, siediti accanto ad Emma. Grazie. Grande, io qui non la volevo. Ciao vicina, sono Madison, siamo compagne di banco. Wow, sei molto intensa, lascia andare la mano. Com'è emozionante, adoro fare nuove amicizie. Voglio sapere tutto di te. Qual è il tuo cibo preferito?
Meno male che la lezione è finita. Hai animali domestici o un gatto? Si chiama Mittens. Ho preso queste per te, Emma. Leo, grazie. Dovremmo uscire dopo. Emma, pensavo di averti presa. Ma dove è andata? Accidenti. Ah, è andata via, accidenti. Mi nasconderò qui per un po'. Dove è andata? Deve essere qui da qualche parte. Dove mi nasconderei? Ah, finalmente un po' di pace. Aspetta. Ehi, amica, perché sei qui? Non c'è scampo. Non riesco a liberarmi di lei. È ovunque. Aspetta, penso di sapere cosa fare. E ho solo bisogno di questi auricolari. Tirerò il filo dentro la manica, poi li metterò nelle orecchie. E li coprirò con capelli e mani. Posso ascoltare la musica e Madison non lo saprà mai. Ciao, Emma. Che fai a pranzo? Pace, finalmente. Ero tipo più più e poi mi sono svegliata. Ehi, non si parla in classe. Scusi, prof. È l'ultima volta che ve lo dico. Annie, usiamo i telefoni. Ottima idea. Così almeno non parliamo. La prof non ha menzionato i telefoni. Sì, che buffo. Aspetta, qualcosa non va. Niente telefoni, li prendo io. Ma non è giusto, e adesso come facciamo? Che scatole. Aspetta, penso di avere un'idea. Mi servono solo questi post-it. Li taglierò in un quadrato molto piccolo. Aggiungo degli adesivi e li inserisco nella mia custodia del telefono. Sembreranno delle app. Ho ritagliato un quaderno della stessa forma del mio telefono. Lo metterò nella custodia. Aggiungo anche alcuni messaggi. Sembra un telefono vero. Naomi, prendi. Wow, è fantastico, devo rispondere. Possiamo finire la chat. Chi ha bisogno di un telefono? Ragazze, che state facendo? Sto solo prendendo appunti. Mi piace quello che vedo. Se volete andare al capitolo 10... Devo fare una foto. Annie, guarda! Com'è brutta! Dovremmo postarla. È meglio che vada in classe. Non così in fretta, non voglio che si bari. Che strana situazione. Come pensavo. Che altro hai? Dico sul serio, dammi tutto. Come fa a saperlo? Spero sia contenta, adesso andrò male. Va pure. Che giornataccia. Wow, è andato peggio di quanto pensassi, un 4! Ma che grande idea, indosserò un travestimento e rifarò l'esame. Wow, questo pavimento è così sporco. Salve, devo pulire. Cosa? Certo. Fermati, io ti conosco. Sembri familiare. Io non so di che stia parlando. Sta ferma, dico sul serio. Il mio mocio, come osa? Questo secchio è pieno di foglietti per barare. Cosa? Com'è potuto succedere? Vattene via. Almeno ho tentato, accidenti. Wow! Ah, mi dice proprio male. E mi sono anche tagliata. Oh. Grazie. Mi è venuta un'idea. Che ti è successo? Sei coperta di cerotti? Un incidente con lo skateboard. Oh, devi stare più attenta, oddio. Non ho mai visto niente di simile. Pronto, sì, mi serve il tuo aiuto. Fin qui tutto bene. Toglierò i cerotti. E ora ho tutte le risposte. Geniale, vero? Ho tutto ciò che mi serve. È qui. L'avverto, la situazione è grave. Questa iniezione l'aiuterà. Qualcuno ha detto iniezione? Sbrigati, dai, vieni qui. Siamo pronte? Premiamo il dentifricio nella pampa. Vediamo che cosa succede. Guarda, è incredibile! Quest'angolo devo tracciarlo perfetto. Ma che succede? Come ho fatto a rompermi un unghio? Ah, che orrore! Non posso! No! Ok, devo calmarmi un attimo. Per fortuna ho con me la limetta d'emergenza. Sì! Oh, no, no! Cosa credi di fare? Niente cosmetici e roba del genere in classe. Oh,
Ci mancava pure questa bella sgridata. Dovrò tenermi l'unghia così. Ma forse no. Mi è venuta un'idea. Funzionerà di certo. Metto qui la limetta e ci appoggio sopra il righello. Poi comincio a segnare i centimetri sulla limetta. Per tutta la lunghezza. Ecco, segnati tutti. Adesso aggiungo i numeri. Bisogna mettere i numeri per farla sembrare un righello. E bisogna anche farlo con precisione. Missione compiuta. Posso usarla come lima adesso. E guarda, anche come righello. È fantastico. Ah, avrò le unghie perfette e il voto più alto. Ah, mi sono persa tra tutti questi fogli, accidenti. Ci sarà poco da ridere. Oh! Oh! Aia! Di male in peggio oggi. Ah, basta così, devo fare qualcosa. Tocca a te, spillatrice. Oh? Ma che c'è? Ho finito le spille. E ti pareva. Accidenti. Ehi! So perfettamente che cosa fare. Ah, sì! Ok, i fogli sono tutti belli in ordine. E adesso col mio taglierino faccio due piccoli tagli qui e qui. Poi ripiego tutto e infilo gli angoli nell'apertura, così. Ecco fatto! Spillati senza spillatrice. E finalmente ho i fogli tutti ordinati. Reggono proprio come se fossero spillati. Si va in classe? Odio questa lezione, che noia! Magari potessi andare a casa. Allora chi si offre volontaria? Io! Scelga me! Oh, beata te! Vedrai che ce la fai, su! Come dovrei calcolarlo a mente? Ehi! Mi dai una mano? Ok. Devo prendere la mira senza sbagliare. Le matite! Mira alle matite! Oh, com'è caduto? Qualcuna di voi ha tirato qualcosa? Intanto lo raccolgo. Sì! L'ho distratta! Arrivo! Scambiamoci di posto. La prof è ancora distratta. Ok, devo rifarmi un po' il look. Via gli elastici dai capelli. Ok, l'aspetto è a posto. Adesso devo solo recitare. Ecco qui, raccolte tutte. Comincia pure a calcolare l'operazione. Va bene. Il primo numero è il 2, quindi traccio due linee. Il secondo è l'1, quindi aggiungo una linea. Poi altre tre linee nell'altra direzione per il 3. E le ultime due linee per il 2. Adesso traccio questi archi. Ecco fatto. Adesso tocca ai puntini, ne faccio uno per ogni intersezione. Qui ce ne sono 6, qui in mezzo ce ne sono invece 7. E qui infine ne abbiamo 2. A posto, adesso combiniamo le cifre. E 672 è la risposta. Un gioco da ragazzi. Vediamo. L'hai risolta. Straordinario, bravissima. Ok, avete pochissimo tempo per calcolare il risultato. La risolverò io per prima. Vedremo. E 3, si comincia. Guarda come si danna l'anima. Ma che fa, non comincia? Vorrà dire che finirò io per prima. E adesso che fa? Si sistema le unghie. Totalmente ridicola. Possibile che non le importi niente? Il caffè. E dove l'ha preso innanzitutto? E la merendina. Già che c'è, non pranza. Io continuo a lavorare qui. Fatto. Cosa? Ma come? Com'è possibile? Io non ho ancora calcolato il risultato. Lei ci mette impegno. Io ci metto il cervello. Basta scrivere il primo numero qui sopra e il secondo invece qui a fianco.
Ok, 3x7 è 21. Scrivo il numero in quest'angolo. Poi vediamo, 7 e 1. Facilissimo, fa 7. Il 7 va qui al centro e infine 7x4, 28. E via nelle ultime caselle. 1 più 0, 1. E adesso le prossime. 7 più 2 fa 9. Lo scriviamo qui. E così anche l'ultimo numero, 8. Ed ecco la risposta, ragazzi. 2198. Risolta. Ah, non esiste un metodo più facile di questo. Vediamo, ecco il pennarello che mi serve. Posso cominciare a scrivere adesso. Oh, Kevin ha dei capelli così belli. Ed è dolcissimo. Con te carino. Lo guarderei tutto il tempo. Stavo sognando ad occhi aperti. Oh no, ho disegnato il suo nome dappertutto coi cuoricini. Oh, ok, niente paura, ho il cancellino. Ma che fa? Non se ne va! Non viene via! Forse ho usato un pennarello indelebile. Oh, magari un po' d'acqua aiuterà. Prendo un bel sorso. E adesso sono pronta. Via, olio di gomito! Ah! Forza, 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 cancellati! Niente da fare, neanche così viene via. E adesso che faccio? Sarò lo zimbello di tutta la classe se qualcuno lo vede. Oh. Oh? Qualcosa non va qui? Ah, sì, non riesco a cancellare. Tranquilla, ho un trucchetto che ti aiuterà. Ti serve questo qui. Dovrai ricalcare quello che hai scritto col pennarello indelebile. E intendo proprio tutto. In questo modo. E adesso sotto col cancellino. Visto? Il cancellino fa il suo dovere adesso, senza la minima fatica. Ta-da! Niente più Kevin indelebile sulla lavagna. Che gran sollievo! Oddio, arriva Kevin! Figuraccia evitata per un pelo. Tranquilla, ho la bocca cucita. Voglio questa matita più appuntita possibile. Oh no, arriva uno starnuto! Ehi, posso... Achoo! Oh, scusa tantissimo! Però quanti residui di matita! Mi sento in colpa! Un attimo, io so cosa funzionerà! Oh sì, ho la soluzione perfetta! Non capiterà più una roba del genere! Ecco qui la mia confezione di Tic Tac! Tolgo via le caramelle e tengo la scatolina. Il temperino ci andrà a pennello. Richiudo la scatola come era prima e adesso posso temperare senza fare un disastro. Posso farti quelle domande adesso? Ma certo, ho la soluzione, vedi? Wow, davvero geniale! Allora vediamo chi interroga oggi. Kate, vieni alla lavagna, grazie. Queste le risolvo subito. Basta portare il 3 fin qua giù e il 4 invece fin qua su. E poi con il 9 fino in fondo. Certo, va a sederti, grazie. Che cosa è appena successo? Accidenti, che fame. Tiriamo fuori lo snack segreto. Ma come, vuoto? Forse l'ho già mangiato. Mi sono rimaste solo queste. Bel problema. E adesso? Ma certo, la cassaforte! Quella dove la prof conserva tutte le merendine che ci ha confiscato. E quante cose buone mi ha sequestrato, sì? No! Se
soltanto riuscissi ad aprirla mi riprenderei tutto. Ci vuole un colpo alla Ocean's Eleven. Devo scassinare questa cassaforte, insomma. Non conosco la combinazione. Nei film sembra un gioco da ragazzi. Ma dai, la sua password è proprio qui. Ok, a patto di saperci fare coi numeri. Oh, magari ci capissi qualcosa. Questo non riuscirò mai a calcolarlo con le dita. Aspetta, ho il telefono. Come non detto, è scarico. Kate, che stai combinando lì? Oh, pensavo fosse la prof. Vieni qui, aiutami. La cassaforte dei dolci. Facile. Guarda e impara. Intanto copio l'equazione così. Traccio una linea qui e aggiungo un più e la prima cifra. Adesso risolvo questa parte. 650 e adesso la seconda, 240. Con le cifre tonde è più facile addizionare, giusto? Adesso torniamo su e addizioniamo il 6 con il 2. Andiamo a sottrarre 8 dal totale di 890 ed ecco la soluzione, 882. Incredibile la combinazione! Sei un genio! Riprendiamoci i dolci, su! Ha funzionato! Sono tutti qui! Che sta succedendo lì? Oh no! La prof! È che avevamo tanta fame! Allora ecco come risolvere questa operazione! Che noia! Meglio prendere appunti in vista dell'esame. Mi seguite? Perfetto! A questo punto... Oh no, mi sono persa! Ma perché la fa così lunga? Mi fa proprio ridere! Kate, che cosa hai da ridere? C'è un modo più semplice per risolverla. Le insegno un trucchetto. Abbiamo l'80% e quindi prendiamo l'8. Di 90 lo moltiplichiamo per 9. Così il risultato è 72, lo stesso che ha ottenuto lei. Mi prendi in giro, è così facile! Wow, è così semplice, sì! Questi appunti non mi servono più. Faccio prima prendere nota del metodo di Kate. Ah, che sollievo! Campanella! Presto il cancellino! Oh no! Beccata! Faccio finta di niente! Fermali dove sei, Madison! Visto che ti piace disegnare alla lavagna, risolvi questa equazione! Oh, non saprei! Kate, aiutami! Non chiedere a me, non lo so! Ma davvero, ragazzi? Vi faccio vedere io. Basta usare le dita, quelle che hai disegnato, sì. Abbiamo un 6, un 7, 8, 9, 10 su ciascun dito. Dove si trova il 7? Eccolo qui. E l'8 invece è su questo dito. Adesso inseriamo i numeri più piccoli. In totale 5 dita e scriviamo il 5. E cosa facciamo con tutte le altre? 3 su questa e 2 su quest'altra. Moltiplichiamo e otteniamo 6. E questa qui è la soluzione. Wow, quante cose si possono fare con le dita, sì? Non a caso sono la prof. Siediti adesso. Oh, sono così nervosa per il compito. Davvero, secondo me sarà facilissimo. Non so neanche da dove iniziare. Ok, non sta guardando. Ho una possibilità. Calcolatrice, tocca a te salvarmi. Sta usando la calcolatrice. Madison, ti vedo, sai? Oh, scusi, la metto via. Ma come faccio a risolverle? Forse qualcosa tipo così?
No, tutto sbagliato. Chissà come se la sta cavando Kate. Ma dai, ha già finito. Cosa c'è sul foglio, scarabocchi? Kate, ma sono farfalline. Ti faccio vedere. Queste sono le frazioni. Basta raggrupparle in cerchi così. Puoi trasformarle in una farfalla. Moltiplichiamo gli angoli e mettiamo il risultato sulle antenne. Tutti e due gli angoli, mi raccomando. Prossimo passo, moltiplichiamo la fila sotto così. E poi sottraiamo i numeri sulle antenne. Questo è il numero che va sopra e quello che va sotto ce lo hai già. Wow, geniale e carinissimo! Ho finito! Consegniamo i compiti! Adoro la matematica! Questo compito sarà facilissimo! Disegnerò anche il procedimento, così farò bella figura, sì! Prima operazione risolta! Cosa? Hai già fatto! Senza diagrammi! Ma come ci sei riuscita? Prof, che c'è, Madison? Oh, Kate, hai finito! Sei stata velocissima, brava! Vieni qui, fammi vedere che cosa hai fatto! Arrivo subito, prof! Allora, vediamo... Tutte le risposte giuste, un bel 10 più! Oh, ma com'è possibile? Scommetto che hai imbrogliato! Madison, non fare così! Ti faccio vedere! Va bene, ma soltanto perché voglio capire. Ok, prendiamo il numero e moltiplichiamo per 2. Stessa cosa con ciascun numero. Il risultato è 6244. Poi mettiamo la virgola prima dell'ultima cifra e il gioco è fatto, vedi? Wow, impressionante! Grazie per avermelo detto. Va bene, ragazzi, è ora di fare un test. Datemi tutti i vostri foglietti. Va bene, consegnali. Non provate a nasconderli. Va bene, come vuole. Ecco qui. La professoressa viene qui. So io cosa fare. Ho bisogno di nascondere il mio foglietto. Userò il mio orecchino per aprire il cellulare. Ho questo minuscolo foglietto per le equazioni. Lo piego rendendolo ancora più piccolo e lo nascondo dentro il telefono. Adesso sono pronta per fare questo test col telefono al mio fianco. Va bene, dammi il telefono, devo controllarlo. Sì, tieni. Ok, se n'è andata. Posso riaprirlo? Sono così intelligente. E adesso ho un foglietto per barare. Sono un genio. Troppi alberi in questa foresta. Oh, che ore sono? Santo cielo! Vediamo, sono tutti pronti per cominciare? Oh, non mi sembra. Va bene, cominciamo. Ho qui dei compassi tutti per voi. Ho bisogno che disegnate un cerchio che corrisponda a quello sulla lavagna. Venite qui, prendetene uno. Forza, su! Oh, accidenti! Non posso credere che dobbiamo fare un cerchio. Fate come vi ho detto e prendetene uno. Ehi, aspetta, non ce ne sono più! Che diamine! Sta di nuovo dormendo. Che dovrei fare adesso? Che strazio, come posso fare? Come faccio a disegnare un cerchio? Tutto quello che ho è questo righello. Ah, non capisco come funziona. Questo stupido coso non funziona, non riesco a disegnare un cerchio. Che diamine, Jake ne ha uno e non sa neanche usarlo. Che cavolo, è frustrante. Ah, l'odio. Oh, anche lei non ci riesce. Ehi, so io cosa fare, lo apro e basta, perfetto. Ok, forse posso fare qualcosa con questo righello. Posso usarlo per tracciare una linea? Oh, no, non ha funzionato. Forse posso farlo senza il righello? No, non funziona. Avanti, righello, ho bisogno del tuo aiuto. Ah, ho capito.
Sul righello metto un segno ogni 2 cm fino alla fine. Grande! Quindi adesso farò un foro su ciascun segno. Perfetto, sono pronta a vedere se funziona. Appoggio il righello e poi metto una matita nel foro centrale. Devo solo girare adesso. Porterò la mia mano da questa parte e finirò il disegno. Sì, ha funzionato! Accidenti, hai fatto un cerchio perfetto! Ehi, mi ha portato il compasso? Era ora. Oh, che rottura! Odio studiare! Non capisco nemmeno queste equazioni! Basta, mi arrendo! Non sono brava in questa materia! Che diavolo è quello? È un peluche per te! Vuoi giocare? Mi dispiace, non posso! Devo studiare e finire di fare i compiti! Vorrei tanto dormire, sono così stanca! Ups! Oh, mi sono addormentata! Devo riuscire a finire! Che sta succedendo? Dove sono? Questo è il peggior test che abbia mai visto! Mi sono addormentata mentre studiavo! Fallirò al test! Eh? Giorno, ti piace il mio palloncino? Vuoi giocare con me? Vedi, ho aggiunto un nastro al mio palloncino in modo che non voli via. Ehi, forse posso farci qualcosa! Ho un palloncino e adesso ho bisogno di questo pennarello. Ci scrivo sopra le equazioni. Devo solo sgonfiare il palloncino. E ora che è piccolo ci passo sopra un pezzo di scotch. Tengo fermo il palloncino, tolgo lo scotch e lo metto sull'unghia. Ci sta perfettamente. Bene, adesso posso superare questo test grazie alla mia unghia. Nessuno se n'è accorto, sono così intelligente. Fammi vedere se sta barando qualche foglietto. Bene, fammi dare un'occhiata da vicino, mi serve la mia torcia. Guardami, apri bene la bocca. Bene, puoi andare, sono felice che non stai barando. Oh, ci è mancato poco. Ma sono la migliore! Ci siamo, va bene ragazzi. Questa nuova cipria non è la migliore, dura tutto il giorno, forza. Su, facciamoci un selfie. Non mi stanno neanche ascoltando. Eh sì, Cheryl, ora basta, separatevi. No, non voglio che tu vada via. Mi mancherai così tanto, Cheryl. Siamo così vicine, eppure così lontane. Esatto. Si sta qui per imparare. Psst, psst. Cosa? Che c'è? Possiamo usare i telefoni e parlarci? È un'idea super intelligente, fammelo prendere. Ferma lì. Credete sia nata ieri, niente telefoni, neanche il tuo. Li prendo io. Esatto. Potete riaverli dopo la lezione, tornate al lavoro. Ok, fammi provare, farò una palla e... Cheryl, è per te! Oh no, è atterrato troppo lontano! Ha visto qualcosa? Ok, sembra che stia leggendo. Siamo state fortunate. Ok, devo provare con qualcos'altro. Ho questo bicchiere. Lo capovolgo e poi taglio il fondo. Adesso mi serve un palloncino. Ne taglio un'estremità, lo apro e lo faccio scorrere sopra la tazza. Eccellente! Adesso sono pronta per provare il mio piccolo cannone di messaggi. Metterò il messaggio, tirerò indietro il palloncino e questo volerà. Wow! Questo messaggio è per me, fammi aprire. Come stai? Oh, ha mandato un messaggino per me! Sì, ha funzionato! Immagino che questo sia un messaggio da parte sua. Chissà che dice, ci vediamo dal preside. Anch'io so come fare un cannone. Sto cercando di arrivarci. Non è colpa mia se sono troppo bassa per arrivarci. Devo prendere il mio astuccio. Odio essere così bassa, non riesco a raggiungere niente. Non vedono che sto cercando di leggere? Ok. Oh, eccola. Ciao, Essie. Oh, ciao, come va? Oh, wow, sei davvero molto alto. Ciao lassù. Beh, mi piaci così tanto, posso baciarti? Puoi andare un po' più veloce? Sono qua giù. Avanti! Ok, mi serve questo megafono. Devi chinarti di più! Forse se uso l'ukulele? Non funziona niente. Aspetta, ci sono delle matite qui. So io come usarle. Mi serviranno anche le infradito. Toglierò le cinghie. Metterò un goccio di colla a caldo. Adesso metterò una matita così in verticale e tutte le altre. Ora posso semplicemente attorcigliare questo nuovo cinturino che vedete qui. Tadan! Ora ho dei bellissimi sandali con la zeppa. Devo solo indossarli e vedere se funzionano. Sì! Ora posso avere il bacio che stavo aspettando. Aspetta. Ah, mi prendi in giro. Non è passato così tanto. Sveglia!
fa nulla, facciamo finta che non sia successo. A cosa sono sveglio? Ah, giusto, il bacio, eccomi. Credo di essere ancora pronta a baciarti, sì. Dai, dobbiamo scrivere i nostri nomi. Aspetta, voglio scrivere prima il mio, spostati. No, c'ero io per prima, questo è il mio spazio. Ah, come vuoi, nessuno ti voterà. Nè, nè. Candidature per la reginetta del ballo. Iscriviti con me, dai. Ok, come vuoi, facciamolo. E se una di noi venisse incoronata reginetta? Fammi solo tirare fuori la penna. Sono pronta a firmare. Oh, accidenti. Non funziona. Oh, aspetta, ho un'idea. Ho una banana nella borsa. Aspetta, non è quello che volevo. Fammi provare di nuovo. Eccoci qui, questa volta ci sono. No, aspetta. Non è quello che cercavo. Mi spiace, ma ci vorrà un po' di tempo. No, lo so, anch'io ho visto quell'episodio ieri. Oh, che diavolo è stato? Va bene, basta, svuoto tutta la borsa. Aspetta, hai un altro succo di frutta. Ehi, in realtà penso che mi sia venuta un'idea. Prenderò questo cartone vuoto e lo taglierò. Adesso rimuovo la parte superiore e con le forbici taglio lungo tutto l'angolo. Arrivo fino all'altra estremità del cartone. Ripeto lungo gli altri angoli così posso aprirlo in questo modo. Non voglio che assomigli a un cartone per il succo, quindi lo coprirò con questa carta. Lo capovolgo e tiro fuori la colla stick. Ricopro tutto lo spazio con la colla così, perché voglio aggiungere questa striscia di carta arancione. E ora è il momento della colla a caldo, perché la colla stick non è abbastanza forte. Ne aggiungo dell'altra, ma ruotata in questo modo. Adesso metto altra colla a caldo, questa volta sulle punte. Devo solo attaccare questo piccolo elastico e incollerò poi delle strisce magnetiche. Tadan! Ho realizzato un astuccio. Nell'elastico posso metterci i pennarelli. E qui posso mettere alcuni post-it e qui le mie graffette. Quando tutto è pieno lo posso ripiegare. Prima la scatola interna e poi quella esterna. E ora posso aggiungere il nuovo coperchio che ho tagliato prima. Ehi, guarda che ho fatto! Ah, che cos'è? Posso aprirla? Ok. Wow, non può essere! Vedi? Adesso puoi trovare tutta la cancelleria. E io posso iscrivermi per diventare reginetta, ecco. Oh, guarda tutte le attenzioni che sto ricevendo. Non esiste, quello è l'astuccio più bello che abbia mai visto. Ok, classe, è l'ora del test. Spero che abbiate studiato. Ok, facciamolo. Questa è facile. È proprio un nerd. Non ho bisogno di studiare io. Ho tutte le risposte proprio qui. Prenderò il massimo. Sono troppo intelligente. Questa non la sapevo. Che sta facendo, Emily? Oh, non ci credo. Ehi, da questa parte. Cosa c'è, Matthew? Emily sta copiando. È vero? Cosa? Non mi permetterei mai. Guardi. Cosa? Aspetta, ho visto il telefono. Non vedo niente. Sei pessimo. Posso finire il mio test adesso? Sono sempre un passo avanti. La prossima volta andrà meglio, Matthew. Sono troppo furba. Ma... Non parlate. Rimanga tra noi, ok? Meno male, ancora lì. Ero così preoccupata. Spero che a Matthew piaccia. Se lo merita. È così bello. Voglio dire, guardatelo. Oh, devo incartarlo. Voglio che sia perfetto. Che carta uso? Questa è bella. Proprio come lui. Dovrò tagliarla. Aspetta, queste non sono forbici. Sono sicura di averne un paio nello zaino. Dove sono? Oh no! Aspetta. Andiamo. Oh. Saranno qui? No. Come faccio? Dovrò strapparla. Basta fare piano. Ok, posso farcela. Così. Pianino. Ah, niente da fare. Che disastro. Ah? Cosa c'è lì? Forse posso usarle. Sì, credo che funzionerà. Snip snip. Tengo le squadre in questo modo e le muovo come fossero forbici. Fin qui tutto bene. Funziona. Wow, è incredibile. Sono quasi alla fine. Adesso posso incartare il regalo.
La faccio aderire bene e poi piego agli angoli un bel fiocco e ci siamo! Adesso devo soltanto trovare Matthew. Eccolo! Aspetta, 2 più 2 fa 4. Ogni giorno si impara qualcosa. Matthew, buon compleanno! Wow, grazie Emily, che emozione! Non ci credo! Ho sempre desiderato questo set, come lo sapevi? Sono felice, ti piaccia! Resta ferma, Emily, pronta? Certo! Questo è il luogo ideale per farlo. Ci sta benissimo! È stata una grande idea! E adesso? Ci ho già pensato, pensavo di fare bigliettini! Bello! Guarda qui, semplice e diretto! A te la parola! Ho una grande idea! Serve un bel cuore qui! Penso che dovrebbe essere rosso! Ho la mia colla, ne metto un po' sulla carta e poi posso attaccarci il cuore. Mi assicurerò che sia ben fissato. Direi che la produzione può cominciare. Dammi un secondo. Com'è? Carino, vero? Quelli sono gli altri? Esatto. Beh, meglio che mi metta al lavoro, non dovrebbe volerci molto. Colla, cuore, è divertente. Sì che c'è. Ce ne sono tantissimi altri. Stai scherzando? Dividiamoceli, così facciamo prima. Tieni. Caspita, grazie. Dobbiamo essere veloci, eh? Il romanticismo non aspetta. Facciamolo. Un po' di colla e un cuore. Sta diventando una noia, sono troppi. Che lavoraccio. Tieni duro, Emily. Come va? Insomma, anch'io. Comincio a pensare che sia stata una pessima idea, però dobbiamo finirli. Oh, dobbiamo proprio. Aspetta, so cosa fare. Avrò bisogno di questo contenitore per alimenti. Ci metto dentro una spugna e applico della colla. Andrò da capo a capo. Poi posso rimettere il coperchio e adesso agitiamo. Dovrebbe bastare. Oh, che fai? Premo un cuore sulla spugna e lo attacco al bigliettino. Guarda! Sei un genio! Voglio provare anch'io! Wow, molto meglio! Così faremo in un attimo! Hai salvato la situazione, Emily! Abbiamo quasi fatto! Questo era l'ultimo! Ce l'abbiamo fatta! E sono tutti bellissimi! Batti il 5! Adoro le storie a lieto fine! Un altro brutto voto incredibile, come lo dico a mamma? Anzi, forse ho un'idea. Ci passo sopra la piastra e voto sparito, una vera e propria magia. Oh, eccola! Devo sbrigarmi. Facciamo che ho preso il massimo. Che succede qui? Gina, sei già a casa? Ehi, ciao, mi hanno riportato il compito. Da qua, fammi vedere. Oh no, sono nei guai! Sono orgogliosa di te! Senz'altro l'intelligenza l'hai presa da me! Ah, ovvio, e la furbizia da papà! Meno male! Io ho fatto giusto in tempo! Ok, dov'è il quaderno? Potessi cambiare posto... Oh, eccolo! Oh, che cos'è quello? Oh no, ho sbagliato e non ho nemmeno la gomma! Questo è un guaio! Ehi, come va? Per caso hai una gomma? Certo, solo un secondo. Ce l'ho sicuramente qui in giro. Dov'è finita? Wow, quanta robaccia! Già me ne sto pentendo. Aspetta, ce l'ho, sono sicura. Scusa, credo di averla persa. Fa niente, che cos'hai lì? Di che parli? Ah, ecco dov'era finita! Grazie, che tipa strana. Dovrei proprio riordinare qui dentro. Senti, non posso restare a guardare. Lascia che ti aiuti, ho un metodo infallibile. Prendo un foglio e lo piego in tre parti. Tengo fermo uno dei lembi e ci passo su della colla. Poi richiudo anche l'altro lembo assicurandomi di fissarlo per bene. Applico della colla sull'altro lato e poi lo piego in due come se fosse una lettera. Metto questo foglio da parte e ne faccio degli altri uguali con colori diversi.
Sembra un arcobaleno. Avvolgo i foglietti con del foam e poi ci attacco del velcro. Con dell'altro foam ricreo il muso di un unicorno. Ed ecco un carinissimo portafoglio. Tieni, per te. Wow, l'hai fatto tu, è stupendo! Guarda che forza, ci posso mettere di tutto! Non vedo l'ora di usarlo. Mi serviva proprio, è perfetto! Credo sia tutto. Che fame, mi serve uno snack. Dovrei averne uno nello zaino. O almeno credo. Tranquilla, ho io qualcosa. Tieni per sdebitarmi. Ehi, ma come ci è entrata questa lì? Poco importa, sono i miei preferiti. Ah, cavolo, non esce. No, no, mi lasci in pace. Puoi scappare quanto vuoi, ma è inutile. Non possiamo parlarne. Voglio solo vedere quanto hai preso. Non vuole proprio lasciare perdere, eh? Ciao, Gina. No! Guarda che cosa hai fatto. Perché? Scusami, non l'ho fatto apposta. Aspetta, ci penso io. Ma dov'è il tappo? Aspetta, forse ho un'idea. Sì, dovrebbe andare. Usiamo lui, o meglio, la sua testa. La stacco dal resto del corpo e la avvito sulla boccetta di colla, spingendo bene così che sia ben salda. Ehi, non male! Passami quei voti. Devi fare presto. Bene. Ora spremo la boccetta e la colla dovrebbe uscire. Ah, sembra mocciolo. Un po' schifoso, ma fa ridere. Ha funzionato alla grande. E adesso lo attacco qui. Non la saprà mai nessuno. Tocca a me. Guarda se viene la prof. Wow, pazzesco. Ben fatto, Wendy. Addio ai brutti voti. Giusto in tempo. Eccoti finalmente. Devo registrare i vostri voti. Fatemeli vedere. Sì, ecco a lei. Ok, sorprendente, Gina. Brava. E tu, Wendy? Sì, il compito. Ecco a lei. Anche tu? Wow, ero convinta che non lo passassi. Ottimo lavoro, ragazze. Aspetta un attimo, ma cos'è quella roba? Non capirò mai voi giovani. Non è niente. Ci è mancato poco. La scuola non è mai facile, c'è sempre così tanto da studiare. Ma vogliamo renderti la vita più semplice. Ecco perché abbiamo pensato a queste creazioni per aiutarti. Qual è il tuo miglior trucco per la scuola? Diccelo nei commenti. Condividi il video con gli amici e iscriviti al canale per altri video utili come questo qui.